uno dei tanti che ha la fortuna di fare musica. Avevo deciso di farla, di trovare quasi adesso la tenera età di 35 anni, classica strada più naturale, sai, perché senti davvero naturale, senti al tuo posto un pochino, no? Sinceri con se stessi, quindi da una parte o dall'altra, da questa parte ci sto bene, da questa parte intendo gli ultimi 3 anni del mio lavoro. Credo che il mio background sia davvero atipico e molto frammentario, perché io ho cominciato tardi a suonare e mi sono detto subito che volevo scrivere musica, anche con una molta presunzione fra l'altro all'inizio. Io 10 anni fa suonavo con i musicisti di Paolo Conte, con 3 musicisti di Paolo Conte facevamo un concerto. Era prematuro sotto un certo punto di vista, era fantastico sotto un altro. Nel 2006 ho pubblicato un disco con Roy Paci, che è un famosissimo trombettista siciliano. Quel disco lì, io dico sempre, l'unica cosa che è servita è per farmi capire tutto quello che non voglio fare nella mia vita. È stato chiesto da questa giovane regista che è Lisa Romano, sono stati chiesti 5 brani a Roy Paci, che curava l'intera colonna sonora, e lì è cominciata un pochino la mia carriera brevissima, che ancora oggi continua, comunque per fare musica per film. Non sto parlando di film colossali, sono piccoli film pubblicitari. Sono stato agganciato da un'azienda che lavora tra Padova e Milano, The Manches Movies Production, che sono attualmente la mia casa discografica. Chiesto un brano che è il primo brano di questo disco, agosto 2008, che è Time Is Up, che è andato in un film pubblicitario. Da lì poi sono diventati i miei discografici e tante musiche di questo disco, che si intitola Urlo, come il concerto, nascono per film. Time Is Up, Time Is Up. Mi ricordo la prima volta che sono venuto qua, mi sono innamorato di questa città subito e mi sono sentito un pochino nel posto giusto, appunto, per tornare. E sono venuto nel 96, alla fine del 96. Poi sono tornato un'altra volta, ma è sempre leggendaria, una città leggendaria sul serio. Punk, secondo me, veramente punk. È piena di teatri. E poi è molto molto elegante. È elegante anche zozza, no? Si passa dalla prima alla terza classe, non c'è probabilmente, c'è una seconda classe qui sicuramente, una borghesia magari proprio qua vicino al 17°. Però si avverte molto poco, insomma, c'è bisogno di stare o in prima o in terza classe. Sono venuto su e giù, ho deciso di prendere una piccola casa in affitto, sono venuto qui con l'intenzione ovviamente solo di
non di viverla da diciottenne punk. Infatti ho trovato due pazzi scatenati, anzi devo dire la verità, che mi ha Jason Bull, produttore di questo live insieme a Patrick Raymond, sono due personaggi davvero punk. E mi ha detto dobbiamo fare qualcosa, siamo qua all'Europea, il 29 gennaio facciamo questo concerto, che magari non porterà a nulla, però intanto facciamo questa cosa qui. Se non sbaglio c'era un'agenzia viaggi a Monte Carlo, a Monaco, c'era Kenya, Tenerife e il weekend di Gianderia. La storia è semplicissima. Io ho detto: scelgo un teatro per presentare il disco, cercherò di fare il concerto lì. Questo l'ho visto, l'Europa l'ho visto, è perfetto, bellissimo. Conscio di avere appunto due pazzi fulminati alle spalle, siamo arrivati insomma a fare quello che è il minimo garantito di pubblico e il massimo garantito, spero, di performance. Io la parola progetti non la sopporto, cioè non esiste, scusa architetto, però è un po' inflazionata troppo. Ma l'idea è di continuare così, davvero, di continuare così, di non assolutamente non tornare indietro, di non scendere. In Italia non c'è una via di mezzo, non c'è la possibilità di fare un concerto per 300 persone, non c'è nessun posto in Italia. Io posso avere un pubblico in Italia di 200-300 paganti, 200, no? Non c'è, non esiste. È un concerto costoso perché comunque sono tutti musicisti stranieri, cioè tra Londra, Ischia, Milano. È davvero costoso, nel senso che ci sono molti movimenti da fare e non posso vendere in Italia, insomma. Io e Elena ci siamo conosciuti perché cercavo una casa da scambiare e c'è un sito ben preciso che è Lingaway, eccetera, sì, eccetera, e tutti i parigini ho scritto: dovrei stare 3 mesi a Parigi se c'è qualcuno che può scambiare. Lei mi rispose: non posso perché siamo italiani anche noi, torniamo giù. E mi ha detto: però visita il mio sito che trovi tanti link. E il tuo sito, appena l'ho letto, lo sento è molto vero, molto sincero, molto simile a quello che mi piace a me. Quindi poi ho deciso, mi prendo la possibilità di invitare qualcuno che non conosco, che mi ha un attimino su me. Ha destato la mia attenzione, tu sei un amico. It's time to fight.